Ah, diretta cominciata e comincia anche quindi lo spammino. Prima di tutto assicuriamoci che il titolo sia giusto. Allora, numero 12, io ho messo il numero 12. Vediamo un po'. Sì, perfetto, 1822. Perfetto. Allora. Forse lo sai cambiare. Cioè, 1822. Ok, aggiornato il titolo, mettiamo un po' di musichetta e cominciamo lo spammello. Norrenta manda tenebrosa. Tenebriosa. Un'uscita spagnola, non so perché. Boh, ma mettiamo questa immagine, dai. Intanto facciamo che metto la musica, almeno se anche sto in silenzio non rompo il cazzo già. Vediamo. Fantasy Medieval Music, no copyright, Epic Music, Folk Tradition. Poi metterò chiaramente in descrizione i link a tutti questi video, ma essendo comunque privi di copyright, non mi creeranno problemi. Allora, prima che mettiamo il radio e a posto, poi mettiamo in posta. Ok, bene, a questo punto recuperiamo tutto ciò che resta. Ah, mi vedo, ok, 1, 2, 3, 4 e 5. Capitolo 20, capitolo 18 e capitolo 21, manca il capitolo 22 che adesso andiamo ad aprire. Capitolo 22, no, questo qua, a posto. Necrosera ad Axiom, Necrosera. Adesso cominciamo, sul serio. Sto aprendo un attimo le varie immagini su Facebook. Ah, questo è il capitolo 21, questo è il capitolo 22, a posto, accusi. Alright, ecco qua. Sono ancora un po' stanco dopo la live di ieri sera, che è stata un po'
particolarmente particolare, come direbbe Wiseman. Ah, ma stasera invece facciamo un po' più una live un po' breve per gli standard del canale, perché domani, come vi avevo detto, iniziamo con check, esatto, bravo. Come vi avevo detto, domani vado a donare sangue, quindi mi devo svegliare presto. Nel frattempo direi di... No, va, mettiamo in chat il link del... Ah, ecco qua. È il link per acquistare il libro di Vespro, che è questo qui, tramite link di affiliazione Amazon. E vediamo un po' come va stasera. Stasera ci vediamo, quindi ci leggiamo insieme i riassunti degli ultimi 5 capitoli di Vespro. Finalmente chiudiamo questa lunga storia, che è durata 4 libri, praticamente, cioè 3 libri interi. Abbiamo cominciato a marzo con Lorwyn, che erano 19 capitoli, più 21 capitoli di Aurora, quindi sono 40 capitoli solo i primi 2 libri. Finalmente un po' noiosa, eh no, più che altro è lunga, è stata tanto lunga e... Non dico che è stata la serie più lunga del gruppo, perché comunque in passato ho riassunto tutta Dominaria e tutta Dominaria si trova in archivio, tra l'altro, anche se è scritta maluccio e con poche informazioni. Abbasso il volume della musica, ok. Dominaria è stata più... Adesso va bene il volume della musica? Comunque, appunto, Dominaria, anche Zendikar in realtà è stata molto lunga. Ok, perfetto, bene, bene. Diciamo, non ero più abituato a serie tanto lunghe, perché ultimamente, alla fin fine, ormai da più di un paio d'anni, in realtà, abbiamo fatto sempre serie differenti, libri differenti o comunque storie differenti. Le cose più lunghe che uscivano negli ultimi tempi era... Cioè, della stessa serie, diciamo, erano la serie dei Gatewatch, se vogliamo, che però erano comunque tutti racconti differenti, tanti racconti diversi, tante storie diverse in realtà. E poi ogni blocco si differenziavano. Però ecco, Lorwyn è stata forse la prima volta che abbiamo avuto gli stessi protagonisti per così tanto tempo al centro della scena. Forse la prima volta no, ma una delle prime volte sicuramente, una delle poche volte. A parte di nuovo i Gatewatch, però, se non sbaglio, è The Origins, che non sono più tre blocchi alla volta. Sì, da Origins in poi hanno cambiato, a parte Ravnica. Hanno cambiato, da Origins dovevano essere 4 all'anno, 2 blocchi, un blocco, cioè 4 espansioni all'anno, 2 blocchi alla volta. Quindi espansione 1, espansione 2. Inizia da Necrosera Foul, benvenuto. Necro benvenuto. Non fa niente, non fa niente, tanto non stiamo ancora parlando, cazzeggiando, diciamo. E dicevo che appunto Genitore 1 e Genitore 2. Stai facendo un ordine, spero, roba di lore. E quindi appunto i blocchi da 2 li avevano introdotti con Origins. E sono andati a carte per... Ah, ok, non roba di lore. Però è cose importanti. Poi da Dominoria in poi hanno deciso, no, facciamo come cazzo ci pare. E come cazzo ci pare, però, si è trasformato inevitabilmente, purtroppo si è trasformato in facciamo un'espansione, 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 e cambiamo piano ogni volta. Il che è un peccato, secondo me, perché invece con l'idea di base è figa, l'idea di facciamo come cazzo ci pare è figa, perché se rimanevano fissi quei tre blocchi, avrebbero dovuto tirare fuori una storia di tre blocchi interi,
su piani dei quali magari ci interessava vedere tornare per una cavatina, tipo Dominaria. Se gestisse bene l'Or sarebbe stato fantastico, esatto, sempre lì stiamo. No, a parte che Dominoria fa schifo, ok, però invece Teros, esatto. Immaginate, torniamo su Dominaria, tre espansioni, quindi stiamo un intero anno su Dominaria, ancora? Oppure un intero anno di tre espansioni su Nuova Firenzia? Tanto, un conto è Ravnica che sai, te la gestisci con 5 giri una volta, 5 giri della volta dopo. Da Dominoria, World, Terras Beyond Death e Ikoria abbiamo toccato il fondo. Sì, diciamo, Terras Beyond Death è stato il fondo perché è stata la presa per il culo. Ci hanno specificato. A te i tre blocchi su Ravnica hanno annoiato. Sì, però sai, anche lì appunto immagina tre blocchi su Dominaria. Il fatto è che di nuovo il sistema dei tre blocchi aveva sempre il problema dell'espansione centrale. Prendete Teros 1, l'unica con una lore. Poi cominciamo a parlare di Vespro, promesso. Teros 1 era Teros, introduciamo il mondo, gli dei, Elspeth, Xenagos, cosa stanno facendo? Blocco 2, Xenagos diventa divinità e basta. Blocco 3, Journey to Lyx, Elspeth viaggia a Lyx e sconfigge Xenagos. Quindi blocco 2 era un filler praticamente. Stessa cosa, Gatecrash, The Secretist parte 2 è un libro filler quasi. Sì, c'ha qualche tocco carino perché comunque Doug Bayer è sempre bravo, però è un libro molto filler della serie dei tre The Secretist. E così via. Quindi il sistema a tre blocchi non funzionava. Sono riusciti a fare filler anche con i blocchi singoli, esatto. Secondo me è perfetto il sistema del facciamo come cazzo ci pare è perfetto perché così magari tu vuoi raccontare nel migliore dei mondi possibili. Vogliamo fare un ritorno a Nuova Firenzia e far vedere Nuova Firenzia cosa è cambiato negli ultimi tempi, quindi introdurre la trasformazione e la trasformazione, l'evoluzione di Nuova Firenzia da quando ci siamo stati l'ultima volta. E nel secondo blocco invece c'è la storia e la fine della storia. Necrosera si mobatta. C'è anche da dire che ci sono blocchi dove tre serie hanno toccato la lore da punti di vista diversi. Bene, vedi Mercatia? Sì, assolutamente. Blocchi dove la storia è però allungata tipo invasione. Esatto, Paul. Precisamente, sono d'accordissimo. Sì, vabbè, gente che mi manda su Facebook i video. Video strani. Quindi appunto prendi Mercatia. Fighissimo, c'hai tre espansioni, ognuno racconta la storia da un certo punto di vista. Dici, no, è video porno, stasera niente porno. Dai, yeah. E quindi appunto il sistema di senza famo come cazzo ci pare ti permette di avere sia Mercatia sia invasione senza filler. Quindi il senza brodo allungato di congiunzione. Che è la seconda di invasione e scusate ma qui non si può, la gente non capisce che non si deve accollare evidentemente. Io adesso mi metto offline, come si fa da Facebook nuovo chiude chat, mannaggia, non riesco a mettermi offline, vabbè, non importa, vaffanculo, gente che si accolla mi dà fastidio. Ah, comunque sia, a questo punto, dai, il fastidio più fastidioso del mondo, come si toglie? Qui sono le chiamate dell'amico, sono i messaggi, sentite lo stato di attività. E no, Facebook mi serve, su. Sì. Di sentire stata attività per tutti i contatti. Mi serve. Che riforma con le cosplay. Mi serve Facebook perché ho i cosi. I post da leggere, i riassunti da leggere.
di Despro, che adesso cominciamo a leggere. E quindi li leggo da Facebook. No, ce l'ho su, li lascio sul coso e... Ora bestemmio. No, ce li ho su Facebook perché Instagram, stanno su Instagram e li recupero ogni volta. No, infatti adesso ho chiuso proprio lo stato di attività dei messaggi, quindi non dovrebbe più cagare il cazzo niente e nessuno, se no gli dico di smetterla, sì. Comunque, tornando a noi, a questo punto, fai un backup di racconti perché non c'è da fidarsi di Facebook. Sì, infatti ho cominciato. No, non era qualcuno di Instagram, è un più o meno amico conoscente che è stato amico e che comunque continua ad accollarsi. Mi ha detto che l'ho backuppata. Sì, allora il backup esiste in un certo qual modo. E ci sono. Sia gente in live stupendo, sì, tanto non la segue la live, quindi posso stare tranquillo perché appunto è un amico per modo di dire, perché gli amici se giocassero a Magic guarderebbero le live, ma lui gioca o giocava, gioca ogni tanto, ma sa qual è, basta. Comunque, backup sì, più o meno esiste, adesso bisogna costruirlo piano piano. Cioè, costruirlo piano piano. Ho già costruito parte di backup e da qua più che altro, sai cosa? Da quando mi ha cambiato la visualizzazione degli album, ho cominciato a costruire questo archivio di backup, che poi sono anche i documenti che carico in archivio in versione PDF. Perché se no è un casino. La visualizzazione degli album cambiata non si sa perché l'ha fatto Facebook. Evidentemente ero l'unico che usava gli album e voleva mettere le foto in ordine. Comunque sia. No, un mio archivio personale, certo. Sì, ti dico, documenti PDF che scarico da con tutte le cose su Facebook, perché sì, esatto. Che scariche, poi carico un archivio di documenti personali che poi carico sul gruppo archivio. E che però sono presenti anche sui PC. Comunque, quindi offline. Vespro, capitolo 18. Cominciamo. Durante il volo verso Caeruleos, stavolta niente riassunto delle puntate precedenti, ragazzi, perché primo sarà una live un po' più breve, e secondo, siamo alla fine, cazzarola, non c'è bisogno di riassumere tutto quanto. Il riassunto vero e proprio fatto bene, il sintetizzando l'Ormur, arriva la prossima settimana, scritto su Facebook prima di parlare di Alara e poi in orale qui su Twitch sabato prossimo. Quindi niente riassunto delle puntate precedenti stasera e andiamo direttamente alla storia. Durante il volo verso Caeruleos, che è la capitale degli elfi di Lanna Tenebrosa, una sempre meno entusiasta Brigid Bailey chiede a Marilyn che piani abbia ora che finalmente ha ottenuto il potere per affrontare Ona. Quello che ormai si è rivelato essere solo un simulacro dalla forma elfica risponde che non ha alcuna intenzione di diventare una nuova distruttrice, e anzi il suo scopo è di uccidere Ona e ristabilire il normale ciclo giorno-notte che la regina ha modificato con le grandi luminarie. A Brigid non piace la riflessione di Marilyn su quanto Ona sia tutto sommato piuttosto simile a lei, un'entità parte di qualcosa di più grande che in un certo senso si è ribellata. E fa dubitare Marilyn di se stessa quando le comunica i suoi pensieri. E se la sconfitta di Ona non fosse sufficiente per far tornare le cose alla normalità? Per tutta risposta, Marilyn fa cadere il discorso. E quando percepisce un'ottantina di spiritelli sotto di lei, manda Ona a fare da araldo, modificando il suo corpo per renderla più simile agli araldi di Ona, gli spiritelli dorati che avevamo visto in precedenza. Nel mentre, Marilyn dona a Brigid una copia dell'arco volante che lei aveva regalato a Jack di Prateria Brumosa e le rivela che il potere della mezzaluna dell'Aurora permette al suo possessore di manipolare l'acqua ovunque si trovi e quindi di governare anche l'aria.
Mentre Marilyn parla nella mente di Brigid per aiutarla a testare queste nuove capacità, Endri, Talea, Cenerina, Rhys e una dozzina di quegli spiritelli caduti, cioè senza ali, che sono rimasti ad aiutare i pochi Kitkin sopravvissuti a ricostruire Kinsker, si stanno facendo trasportare da Kiel verso Goleland. Sì, l'ultima dominatrice. Marilyn Brigid è l'ultima dominatrice dell'acqua. Marilyn controlla nel momento in cui prenderà possesso della mezzaluna dell'Aurora. Marilyn avrà il controllo sul fuoco, sull'acqua e sull'aria. Le mancherà giusto la terra. E poi entrerà nello stato dell'Avatar e farà finire una volta per tutte la guerra con la Nazione del Fuoco. Ah no, scusate, quella è un'altra storia. La pellegrina ignifera si è ripresa ed è tornata cosciente, ed ora osserva con vergogna e rimorso le terre che ha distrutto sul suo cammino, quando Cenerina era, ricordate che era diventata la distruttrice, l'estintrice, quella sarà negli universi sviotti, esatto. La distruttrice che ha letteralmente dato fuoco a mezza landa tenebrosa finché non è stata sconfitta ed è tornata ad essere una semplice ignifera. Talea ha insistito nel volersela portare dietro sia per impedire a Kitkin di giustiziarla sia perché ella è parte integrante del piano di Colfenor, anche se non ha voluto aggiungere altro. Dopo la battaglia di Kinsker, i nervi di tutti sono piuttosto scossi e anche se la loro direzione è lontana dalla capitale di Foglia Secca, Rhys interroga spesso Endri su come stiano andando le cose a Caer Ulios. Durante l'ultimo rapporto, lo spiritello appare sconvolto dal fatto che i suoi simili stiano facendo come Vesa e Dinora, scegliendo effettivamente se rimanere fedeli ad Oona o ribellarsi unendosi a Mara. Endri è inoltre preoccupato per la sopravvivenza della sua specie, ma approcciandosi verso quello che Rhys chiama il bosco piangente, Talea rassicura il suo minuto alleato. Dai rami dei silvantropi che popolano il bosco stanno nascendo nuovi spiritelli, i primi nati al di fuori di Golenendra. Talea è divertita dall'ironia di quella situazione. Quando il mondo era ancora soleggiato, quindi in Lorwyn, la regina degli spiritelli ha distrutto quello che allora si chiamava Bosco Sussurrante, ed ora esso è tornato a vivere anche grazie agli spiritelli. Vi ricordate che all'inizio di tutto, probabilmente non ve lo ricordate, quando ci era lui, sì, quando ci era Colfenor, Colfenor aveva detto a Rhys: vai al Bosco Sussurrante e pianta sta ghianda, che poi sto seme che diventerà la Talea. Rhys l'ha fatto, ma arrivato al bosco ha scoperto che qualcuno aveva distrutto tutto tranne per qualche germoglio di silvantropo pioppo che era rimasto, che stava rigermogliando dalla morte e dalla distruzione che adesso scopriamo essere stata causata da Oona. Rassicurato, Endri lancia però un avvertimento a Talea: nel momento in cui metteranno piede a Golelendra, sarà bene che mandino lui a parlamentare con gli spiritelli guardiani, così da evitare il più possibile inutili spargimenti di sangue. Capitolo 19. Mentre proseguono il viaggio aereo verso la capitale elfica, Brigid interroga Eliona sul perché continua a lavorare per Marilyn, nonostante sappia che dell'elfa non ci si può fidare completamente. Per quale motivo la stia aiutando, convertendo la causa sempre più spiritelli, e se non abbia dei rimorsi nei confronti dei suoi avversari, che sono pur sempre i suoi simili. La maggiore dei Vendilion risponde che non le importa cosa abbia in mente davvero Marilyn, e per lei è sufficiente sapere che gli alisti di Oona si sono meritati di morire quando hanno scelto di schierarsi con la vecchia regina contro la nuova. Brigid torna quindi a interrogarsi sulle vere intenzioni di Marilyn, e quando si accorge che la capitale elfica è avvolta da una nebbia simile alla manifestazione del potere di Tarcia, l'augure Kitkin di Kinsker che Oona aveva preso e trasformato nel suo avatar, comincia a farsi divorare dalla paranoia e si domanda se tutti gli eventi più recenti non siano un frutto di un piano di Oona. Percependo i suoi pensieri, Marilyn raggiunge Brigid e le confessa di averla tenuta accanto a sé solo per nostalgia, in memoria di quei tempi più semplici in cui non sapeva chi lei fosse davvero. Ora però bisogna tagliare i ponti con il passato.
Mentre la nausea la assale a causa della presenza di Marilyn nella sua mente, Brigid minaccia l'elfa affermando che il suo piano, qualunque esso sia, non avrà successo, che qualcuno la fermerà, ma in un delirio di onnipotenza. Marilyn afferma che Rhys e Talea, gli unici che possono fermarla, faranno presto parte del suo nuovo mondo e non potranno fare nulla per cambiare le cose. Finita quest'ultima frase, Marilyn strappa la mezzaluna dell'Aurora dal collo di Brigid e la lascia precipitare verso il basso. Vedendo lo spettacolo, Iliona si domanda se non sia il caso di recuperare Brigid, ma si accorge che i rami degli alberi le permetteranno di rallentare la sua caduta. Lascia quindi perdere e invece corre da Marilyn per capire per quale motivo la Kitkin sia precipitata. L'elfa, tra virgolette, sappiamo che Marilyn ormai non è più considerabile un'elfa, risponde di averlo fatto perché la sua presenza la rendeva troppo sentimentale e quando la spiritella afferma che a questo punto avrebbe potuto evitare di prendere il potere della sorgente, Marilyn esplode in una rabbiosa risposta, gridandole contro che alla fine di tutto questo non ci saranno ville in cima a colline assolate da abitare tutti insieme in pace ed amicizia. Insomma, le dice: non stiamo in guerra, non pensare che finirà bene. Di fronte a quello sfogo, Ileona tace ed, aiutata dalla presenza di Marilyn nella sua mente, torna a concentrarsi sulla battaglia imminente, che fa anche rima. Nel frattempo, Talea, Rhys, Endre e Cenerina si approcciano a Golelendra, lasciando indietro Kiel, il gigante amico loro, e i caduti, gli spiritelli caduti, per avere dei rinforzi. Ma mentre si avvicinano a Golelendra, dagli alberi sbucano fuori Griffith e i suoi salvaincanti. Griffith rivela di aver stretto un'alleanza con Oona e di non avere alcuna intenzione di lasciar passare Rhys e i suoi compagni, neppure quando Cenerina si riprende dal suo stato catatonico, richiama verso di sé una piccola folla di otto cinerei e Kiel si avvicina facendo tremare la terra. Coraggioso Griffith, non c'è che dire. Prima di spargere sangue elfico, Rhys vuole tentare la strada della diplomazia e cerca di far ragionare Griffith sul fatto che Oona non abbia alcun interesse a difendere la bellezza di questo mondo. A riprova di ciò, Rhys punta il dito verso le migliaia di spiritelli che stanno viaggiando verso Caerulios, laddove Oona e la sua rivale si stanno preparando a combattere nel loro ultimo duello. Capendo di essere in difficoltà e rendendosi conto lui stesso che le parole di Rhys corrispondono al vero, Griffith manda un suo tenente in avanscoperta verso la capitale, con il compito di fare rapporto sulla situazione. Lui e il resto delle truppe seguiranno a piedi, in modo tale da poter tornare indietro e punire Rhys se questi si rivelasse un bugiardo. Mentre gli elfi si ritirano, Cenerina ha un breve scambio con Endri, spiegando che ormai la distruttrice non esiste più e che lei è tornata ad essere semplicemente se stessa, la persona che era prima di incontrare Corfinan. Appurato dunque che né lei né i suoi seguaci Cinerei hanno intenzione di fare danno a chiunque non sia Oona, il gruppo riparte per Golaendra. E siamo già al capitolo 20. Arrivata a Caerulios, Marilyn invia Ileona ed un vasto gruppo di scout in avanscoperta, nella speranza di far uscire Oona allo scoperto. Mezza ripetizione. L'elfa fatica a mantenere il controllo sul suo esercito di spiritelli, sull'elementale cavallo di fuoco e sulla mezzaluna dell'Aurora allo stesso tempo. Appunto, acqua, aria, fuoco e spiritelli. E quando la voce di Oona parla nella sua mente, Marilyn si domanda se non si stia immaginando tutto. La regina parla ancora, confermandole che no, non si sta immaginando nulla, e accetta di buon grado di uscire dalla nebbia che circonda Caerulios, mostrando l'avatar che ha scelto di indossare, una nuova copia dell'originale Marilyn di Canto del Mattino. Oona non è disturbata dal potere della sua avversaria e, dopo aver interrotto la connessione mentale tra Marilyn e il suo esercito, la invita addirittura a colpirla.
Mentre la contendente al trono di Roma attacca con tutto il suo potere la gemella che ha di fronte, Griffith e i suoi arrivano alle porte della capitale. Trovandosi davanti ad uno spettacolo da brividi. Le strade di Caerulios sono vuote, invase da viticci arrampicanti di chiara natura magica. E nel momento in cui la squadra si avvia verso il palazzo reale, uno sciame di spiritelli cala dall'alto, dando inizio ad una battaglia all'ultimo sangue. Intanto, poco più sopra, il leone e il suo battaglione percepiscono la presenza di Maranen a svanire dalle loro menti. E in quell'istante la nebbia naturale si dirada un poco, permettendo loro di osservare l'arrivo di Vesa e di quattro spiritelli dorati. I nuovi arrivati affermano che Maranen ha abbandonato i suoi figli, ma che Ona è disposta a perdonare tutti loro se solo rinunceranno a combatterla. Bella offerta del cazzo. Ileona vede in questa promessa una trappola e un segno di debolezza da parte di Ona, che non potendo obbligare i suoi figli ribelli a tornarle fedeli, è costretta a chiedere loro di farlo volontariamente. E quando Vesa, con espressione sinceramente rattristata, le chiede cosa voglia fare, la maggiore dei Vendigon decide di attaccare, puntando dritta al cuore di sua sorella minore. Intanto a Golelendra, Rhys, Talea, Endri, Cenerina, Kiel, i caduti e i cinerei quasi dell'ex estintrice si avviano verso il centro del potere di Ona, laddove risiede quella parte di sé che la regina ha lasciato a guardia del suo trono. Il centro, il cuore di Golelendra, che è quello che non vedete perché è coperto dalla chat, ma se io cambio così, eccolo qui, questo bel posticino. Troppo luminoso. Per quale preferite, la main 1 o la main 2? Ditemi voi, tanto per me è uguale. Per ora lasciamo la main 2. Con me piccino, ok. Non so nemmeno che tu sono serenissimo. Lo so. Quindi facciamo lo sfondo? Nel senso buono del termine. Allora, lasciate la guardia del suo trono. Dai, vada per lo sfondo, ok. Lo sfondiamo. Il cammino del nostro gruppo di eroi non è bloccato da nessun... Facciamo sfondo. Da nessuno spiritello, né da alcuno degli incantesimi ingannevoli che si dice riempiano la dimora di Ona. E questo permette loro di procedere senza intoppi. Esattamente come lo sfondo. Sfondano le porte di Golelendra. Una volta arrivati nel cuore di Golelendra, un luogo di inimmaginabile bellezza, vero e proprio giardino brulicante di vita vegetale. La musica di Hollywood de Viva la Dirt di... Non lo so, che è sempre un altro video diverso da quello di ieri. Alexander Necarada. Fantasy Medieval Music Instrumental No Copyright. Epic Music No Copyright Folk Traditional. Una volta arrivati nel cuore di Golelendra, un luogo di inimmaginabile bellezza, vero e proprio giardino brulicante di vita vegetale, Talea chiede a Rhys se sia davvero pronto a fare ciò per cui Colfenor lo ha addestrato. Ma nonostante l'elfo affermi di essere effettivamente pronto e determinato, Talea nota che la sua attenzione è rapita da una luce brillante di fronte a lui, e dopo averlo richiamato più volte, riesce a distrarlo dalle visioni del suo passato proiettate dalla luce direttamente nella mente di Rhys. Una volta recuperata l'attenzione di Rhys ed aver risposto ai dubbi di Endri affermando che Colfenor non sapeva cosa accadrà una volta che Ona non ci sarà più, ma sapeva che l'attuale ciclo del luminare andava fermato, Talea spiega il piano. Lei e Rhys pomperanno la magia velenosa di Silvantro Pitasso all'interno della luce, e una volta che quest'ultima sarà effettivamente morta, Cenerina dovrà bruciarla utilizzando il suo potere naturale di ignifera, così da assicurarsi che nulla possa rinascere dalle sue ceneri. Quindi la luce è questa roba qui, questo fiore qui, diciamo.
Loro arrivano e vogliono pompare veleno lì dentro e poi bruciare tutto. Prima che i tre possano muovere un passo, la voce di Ona risuona tra le pareti di Golalendra e un istante dopo un viticcio grande quanto il braccio di Kir cala su Talea, tagliando in due il suo corpo. Addio, Talea. Addio, Talea! Capitolo 21, quindi si chiude il capitolo 20. Exit. È un tale exit. Nonostante l'immenso. Il capitolo 20, dicevo, si chiude con questo cliffhanger. Chissà cosa accadrà. La Talea è morta per davvero? I piani di Colfenor. No, sì, la parte di Vespro. Cazzo, sto buttando tutto. La parte di Vespro durerà pochissimo. E poi. No, no, faremo mezzo minuto di cazzeggio. Faremo un po'. Diciamo, l'intenzione è di chiudere per mezzanotte. Per quello dico che durerà un po' di meno. Perché vorrei evitare appunto di fare l'una, le due. Siccome comunque domani alle 8 mi sveglio, che non è prestissimo per carità. La gente che lavora si sveglia anche alle 6, alle 5 di mattina. No, e io devo dormire alle 8, vaffanculo. E lo so, io alle 8 io sono abituato a svegliarmi un po' più tardi. Quindi per contrastare l'abitudine, purtroppo per me fino a mezzogiorno presto. No, allora, per me dalle 9, io sono abituato, il mio orario perfetto lo so alle 9 e mezza. Io mi se alle 9 e mezza mi sveglio. Quando sto tanto tempo, la sera vado a letto tardi per le live, per esempio, facciamo le 2 e ieri mi sa che abbiamo fatto quasi le 3. Quando vado a letto più tardi, no, alle 10, 10 e mezza. Un tempo era anche per me fino a mezzogiorno, però. E quindi appunto, però, avendo preso l'abitudine delle 9 e mezza, svegliarmi un'ora e mezza prima mi è faticoso e non ci sono abituato, e per evitare di essere uno zombie tutto il giorno e non fare niente di utile, vorrei andare a letto un po' prima. Quindi mezzanotte chiudiamo, mezzanotte 10, non è che sarà proprio mezzanotte spaccata, però. Nonostante l'immenso. Arriviamo quindi al capitolo 21. Nonostante l'immenso potere, tanto se dono il sangue morirai di sonno al pomeriggio. Perfetto. Vabbè, morirò di sonno comunque. Morirò dissanguato, però. Sarà una giornata particolarmente particolare domani. A maggior ragione preferisco essere preparato e andare a letto presto. Nonostante l'immenso potere che stringe tra le. Il sangue del pipistrello. Sangue di sonno, meglio il sangue di San Gennaro, assolutamente. Nonostante l'immenso potere che stringe tra le sue mani e che scarica direttamente contro l'avatar che Ona ha creato a sua immagine e somiglianza, Maralen non riesce a prevalere contro la sua avversaria, il cui corpo si rigenera quasi istantaneamente. Ona risponde agli attacchi limitandosi ad allungare le sue braccia per colpire Maralen ed allontanarla, ma risulta evidente che la grande madre non stia facendo sul serio quando inizia a chiacchierare amabilmente del fatto che gli spiritelli sotto di loro si stiano ammazzando. Mentre Maralen osserva la nebbia sottostante diradarsi per rivelare una Caerulios vuota, fatta eccezione per il nuvolo di spiritelli che si affrontano in volo, e piccoli cadaveri che puntellano le strade della capitale elfica, Ona spiega che questa guerra civile non è altro che una ripetizione di un evento che i suoi figli mettono in atto ogni pochi secoli. Sempre con lo stesso tono, Ona afferma. Sempre con lo stesso tono. Sono diventato sicuro all'improvviso. Salutiamo tutti gli amici sicuri, sei geniale. Sempre con lo stesso tono. Ona afferma che anche che sentirà la mancanza degli elfi, ma di avere già intenzione di crearne di nuovi, naturalmente, stando attenta a non creare una nuova Maralen,
Cosa piuttosto semplice, considerato che questa volta ha agito di fretta per far fronte ad una luminaria anticipata. Maranel realizza quindi che la nebbia ha ucciso tutti gli elfi, ma ora la tranquillizza. Ucciderli tutti sarebbe stato uno spreco, ma per il momento preferisce che Caerulios funga da monumento funebre per tutti gli spiritelli morti. Non solo, ora vuole che la capitale sia un monumento anche per lei, Maralen. La sua gemella imperfetta, che in fondo non ha fatto altro che seguire il suo piano fin dall'inizio. Allontanandosi dalla vera Ona per combattere quella che non è che una piccola parte della regina, perché la vera Ona, appunto il centro di Ona, il cuore di Ona, risiede in Golelendra. Se non distruggi Golelendra, Ona rimane. Anche se poi vedremo, è più complicato. Il corpo che Maralen ha davanti è solo l'ennesimo avatar creato appositamente per il conflitto contro di lei, mentre la vera Ona è altrove, lontana, intenta ad eliminare Talea, Rhys e gli altri ex amici della sua avversaria. Maralen continua a non capire, chiede ad Ona se avesse previsto tutto, ma la regina ride della sua ignoranza, affermando che no, non ha previsto tutto, ma alla fine le cose stanno andando esattamente come voleva. Ona rivela di non essere stata lei a creare le luminarie, ma che queste sono il risultato del suo intervento sul mondo, del suo dilatare le giornate e le nottate, allo scopo di creare un Lord imperfetto, in contrasto con una landa tenebrosa, via via più terribile. Ona, mio, io ho visto tutto! Ride della sua ignoranza e dice capra, capra, capra! Sgarbona! Ho visto tutto, è arrivato come una catapulta, è arrivata Maralen come una catapulta. Poi però appunto Ona quindi è solo intervenuta per modificare, dilatando giorno e notte. Poi però qualcosa è cambiato. Circa un centinaio di anni prima che arrivasse la nuova grande luminaria, notare che in Vespro c'è questa carta a proposito di carte. Aspin Jack Pasture. Eh sì, ci sono le pecolepri. Ora cerco di farla vedere. Eventide. Eccola qui. Putta 01. Putta 01. Got creature. Token into play. Se sacrifici X capre, aggiungi X mana di qualunque colore da tua riserva e guadagni X vite. E l'armi invece c'è il Gotnapper. Eventide sarebbe Vespro, sì, il Manentide Aurora, esatto. Bellissimo il Gotnapper. Interior Price of Cruise is a giant cloud goat, come quella di cosa? Di Roshin che ha la sua cloud goat. Togliamo qui la capsule. Poi però qualcosa è cambiato. Circa un centinaio di anni prima che arrivasse la nuova grande luminaria, Ona ha percepito un grande disastro avvenire al di là dei confini del loro mondo. Qualcosa di sconosciuto che ha intaccato la routine delle grandi luminarie, anticipando il cambiamento di numerosi decenni. Un disastro che molto probabilmente è qualcosa a noi molto, non dico caro, ma che conosciamo bene, esatto, la sputtanazione. Non abbiamo certezze perché non viene mai detto la sputtanazione ha fatto anche questo, però è molto probabile che il disastro che Ona percepisce sia proprio la riparazione, perché è l'evento più pressante, più importante accaduto in quel momento, in quei momenti storici. Colta alla sprovvista e temendo che questa luminaria anticipata avrebbe voluto intaccare la sua mente e le sue memorie, esattamente come fa con quelle del resto degli abitanti di Lornwood, Ona è corsa ai pari, creando appunto Maralen, una copia con tutti i suoi ricordi e parte dei suoi poteri. Ah, ovviamente gli spiritelli non sono
non cosano, non subiscono questa metamorfosi. Praticamente Marilyn è una copia di una. Marilyn lo diceva, non si era stato attento domenica scorsa, molto male, bacchettate sulle dita. Visto che non, se non erro, sono stati lì. Dalla sputtanazione sono passati 60 anni, però probabilmente sia io, ho visto la timeline di G-Salvation Wiki, ha fatto i calcoli giusti e ha riportato una volta tanto, ultimamente sta migliorando da quel punto di vista, a spiegare i suoi calcoli, e ha visto che nel primo racconto di Kaladesh Nissa dice che sono 20 anni, sono passati 20 anni. Non è chiaro con assoluta certezza, però Nissa dice sono passati 20 anni da quando ho conosciuto Ashaia. E siccome Nissa viaggia sull'Orwin durante l'ultima grande luminaria, 20, subito dopo aver conosciuto Ashaia, e sono appunto passati 20 anni in Kaladesh, scusate, non 20 anni, 40 anni, sono passate 2 decadi, dice. Lo dice in inglese perché poi la traduzione italiana per qualche motivo dice tipo sono passati 2 anni. Lagga? Anche qui? Strano, non sto perdendo. No, ok, ora sto gruppando. 1.1. Adesso continua a laggare? Mi sa di sì, se ne sta peggiorando. Perché questo calo della qualità improvviso però? Un attimo, comunque il discorso era, sono passati 40 anni da quel momento, dalla grande luminaria a cui assiste Nissa, e siccome questa grande luminaria di Vespro è stata l'ultima in assoluto, per almeno per il momento, sono passati 40 anni barra 39 da quando, dagli eventi di Vespro. Proviamo a chiudere tutto quanto qui. Ecco, lasciamo solamente. Prova a uscire un attimo. Sì, provate un attimo a uscire e rientrare. Io il browser lo sto tenendo aperto solo per YouTube. Nissa ha circa 60 anni adesso. Non mi ricordo. In teoria credo di sì. Perché comunque è un adolescente ai tempi di Zendikar, cioè di Origins, quindi possiamo immaginare che sia nata negli anni 5, nell'anno 5 tipo. Se lei nel 20, nel 4520 AR aveva 15 anni, è un po' più giovane di Tezzeret. Sì, diciamo che lei è del 5. Lei dovrebbe essere del 5. No, in realtà Tezzeret mi sa che è più vecchia, cioè più giovane di Nissa. Perché appunto facendo i calcoli, Nissa facciamo finta che abbia 15 anni ai tempi di Origins, anche se non mi ricordo esattamente quanti anni abbia, perché non mi ricordo se viene detto. È nata nel 4505 AR, quindi nel 4560 AR, cioè quando si svolge Dominoria, ha 55 anni, adesso ne ha 56, più o meno. Tezzeret dovrebbe essere sui 45, non so, vediamo un attimo nella mia timeline. Avevo fatto il calcolo con Tezzeret perché più o meno si possono far risalire delle date. Con Test of Metal si. Tezzeret è il non worker più vecchio tra gli umani in teoria.
o comunque i non, sì, tra gli umani e non elfi, diciamo, perché comunque no, Gruskos, Melania Beckett, Tezzeret nel 34 si unisce alla gilda dei meccanicisti e quindi ok, Tezzeret nasce presumibilmente nel 4520, perché in realtà poi Tezzeret, come ci dice in Test of Metal, la sua età non la conosce con certezza, perché non ha mai festeggiato un compleanno in vita sua. I suoi genitori erano comunque una prostituta morta quando lui aveva 7 anni e un rigattiere praticamente, che lo picchiava dalla mattina alla sera e che era di un'ignoranza pazzesca. Infatti Tezzeret, una delle cose belle di Test of Metal è proprio Tezzeret che fa vedere che lui è tutto colto, preciso, è questo genio del male che però è un genio del male con questa capacità di parlare, molto altolocata, di riuscire di proprietà di linguaggio perfette. Quando poi ogni tanto Bolas è lì che gli ricorda, in realtà tu non sei altro che uno scarto di Marea Cava, dell'erede di Yawgmoth, sì, più o meno. È uno scarto di Marea Cava che è il quartiere della città di Vectis, il quartiere povero su Esper. Sì, se escludiamo Kaladesh, esatto. Io parlo di Tezzeret in Test of Metal perché è il miglior Tezzeret di tutta la storia di Magic, anche meglio di Agents of Artifice. Cazzo, sì, aspettate, chiudo Facebook, forse se rimane solo YouTube lagga di meno. Non so, ditemi se continua a laggare ancora. Qui non sta laggando. Ok, allora forse è solo Teros. Comunque sia, tornando a noi, tornando al discorso di Vespro, Vespro quindi avviene presumibilmente nel 4520 AR. Passa un po' quanto, esattamente, è la lag, certo che è un sacco, proprio lei. Però comunque non mi sta dicendo che sto droppando. La qualità dello streaming è buona, dice. Sì, perdo dei frame. 20 secondi, una decina di secondi e forse anche più. E allora provo a chiudere YouTube pure. Andiamo così, senza. Senza la musica. Proviamo senza musica. Dicevamo, colta alla sprovvista, temendo che questa luminaria anticipata avrebbe potuto intaccare la sua mente e le sue memorie esattamente come fa con quelle del resto degli abitanti di Lormur, eccezion fatta dagli spiritelli, una è corsa ai ripari, creando appunto Marilyn, una copia con tutti i suoi ricordi e parte dei suoi poteri. Secondo la regina, se lei dovesse perdere anche solo un frammento delle proprie memorie, sarebbe un disastro per Lormor. Ma diversamente da quanto crede Marilyn, le paure di Oona non sono. Prova chat. Avevo letto anche esco e rientro. Ora è meglio, ok, perché ho chiuso la musica. Ho chiuso il bra. Per qualche motivo, nel momento in cui tieni Google aperto, anche se hai una sola scheda aperta, e lagga, non so perché. Secondo la regina, se lei dovesse perdere anche solo un frammento delle proprie memorie, sarebbe un disastro per Lormund. Ma diversamente da quanto crede Marilyn, le paure di Oona non sono dovute ad una smania di tenere tutto sotto controllo. Si chiama connessione di cacca, sì, assolutamente. Oona ha agito così perché lei è Lormur e non può rischiare di perdere una parte di sé. Così, piuttosto che rischiare, Oona ha agito di fretta, creando Marilyn per assicurarsi di non perdere nessuna parte di sé. Ma qualcosa è andato storto, Marilyn ha acquisito una coscienza di sé che non era prevista,
e con la luminaria è arrivata, è persino riuscita ad impedire alla Grande Madre di recuperare il potere e le memorie che ella conservava dentro di sé. Fortunatamente per Roma, le sue paure si sono rivelate infondate e ancora una volta, finita la grande luminaria, la Grande Madre è rimasta se stessa. Non solo, le azioni di Marilyn hanno portato delle conseguenze impreviste, grazie alle quali la regina degli spiritelli è riuscita a diventare più potente che mai. E ora che Marilyn è caduta nella sua trappola, recuperando per lei il potere della distruttrice della sorgente, assecondando la sua sete di potere, esattamente come una stessa avrebbe fatto, la regina potrà assorbirla nuovamente dentro di sé, eliminandola per sempre dalla faccia di Lormur ed ottenendo un potere immenso. La gemella di Iona si rende conto che le parole della regina corrispondono al velo, al vero, sì, al velo, al vero, ma anziché attaccare di nuovo, seguendo il suo istinto onesco, la creatura si affida all'unica parte di sé, le cui azioni non possono essere previste ed anticipate dalla sua avversaria. La volontà di Maren, l'elfa di canto del mattino. Sumo cinese, vero? Sì, esatto. Salutiamo gli amici cinesi che sicuramente ci seguono da Pechino. Dopo un breve discorso nel quale anticipa a Donna di volerla uccidere e l'accusa sommo pontefice del Mananelo e l'accusa di aver sottovalutato la vera Marilyn, la finta elfa attinge ancora una volta al potere elementale che scorre dentro di lei e prima che una possa fermarla, fugge dal campo di battaglia dirigendosi verso Colerendra a tutta velocità, come una catapulta. Intanto a Caerulios, Griffith e i suoi elfi raggiungono il palazzo reale e scoprono che Iona ha avvolto in rampicanti e viticci tutti gli abitanti della città, compresi il re e la regina. Quando Griffith nota che i viticci si stanno nutrendo di una potente luce vicino ai troni, decide di attaccare, liberando un elfo dalla stretta mortale. Tuttavia, quando i viticci si staccano dal suo corpo, l'elfo cade morto tra le braccia di Griffith, seguito da tutti gli altri elfi. Tutti gli altri che erano appesi, diciamo. Notando che il re e la regina sono ancora prigionieri, il vigilante decide di attaccare l'ammasso di viticci che avvolge i due sovrani e pur sapendo che nel migliore dei casi avrà solamente due cadaveri in più, non ha intenzione di lasciare ad Ona la possibilità di nutrirsi della loro magia. Quando la spada di Griffith, la spada di fuoco, che poi era quella di Nat, vi ricordate Nat? Che bella persona che era Nat, eh? Colpisce Rampicanti, un'esplosione di luce acceca per un istante i suoi salvaincanti e quando questi tornano a vedere si rendono conto che di Griffith, dei regnanti di Caerulios e delle piante parassitarie di Iona non rimane altro che polvere. Nel frattempo a Golelendra, Endri osserva il viticcio di Iona tagliare in due talea e per vendicare l'amica che lo ha aiutato a trovare se stesso la propria strada nel mondo, ordina ai suoi caduti di attaccare il cuore di Golelendra. Purtroppo la regina risponde con un'esplosione magica che annienta tutti i caduti e strappa un'ala al povero Endri, ma il loro sacrificio permette a Talea di parlare un'ultima volta a Rhys, avvisandolo che Marilyn sta arrivando in suo soccorso e chiedendogli di assorbire tutto il veleno di tasso contenuto nel proprio corpo legnoso. Mentre Rhys obbedisce a Talea, Cenerina e i suoi cinerei attaccano il cuore con magie di fuoco, ma la luce assorbe i colpi e risponde eliminando i cinerei. Con Cenerina che dice: "Ma tutto sommato sono contenta che questi stronzi muoiano." Proprio quando tutto sembra perduto, Cenerina sente l'ormai familiare suono degli zoccoli dell'elementale cavallo di fuoco e alzando gli occhi al cielo notturno vede Marilyn scagliarsi come una meteora contro il cuore. Appunto, Marilyn come una catapulta. L'onda d'urto generata spedisce tutti i presenti a terra, ma Cenerina rimane salda al suo posto. Come una catapulta, esatto, proprio così. E quando l'elementare di fuoco torna verso di lei, pronto per ricominciare la loro opera di distruzione, la pellegrina reagisce, sforzandosi di mantenere il controllo. Diversamente da quanto accaduto l'ultima volta, Cenerina riesce a non farsi sopraffare dai ricordi dolorosi e dal rancore che in precedenza l'hanno resa la distruttrice, e anzi incanala questa furia verso Ona.
Proprio in quell'istante, Maranel parla alle menti di Cenerina e Rhys, avvisandoli di essere riuscita a distrarre la regina e invitandoli a colpire prima che una possa reagire. I due compagni di avventure sono reticenti a farle del male, ma Maranel li tranquillizza. Sacrificarsi è il minimo che possa fare per farsi perdonare. Dall'alto di una vicina quercia, Endri, ferito ma ancora vivo, osserva i suoi compagni colpire con tutte le loro energie il cuore di Ona e sente la voce della Grande Madre implorarlo di salvarla. Endri rifiuta di prestarle soccorso, afferma di essere l'ultimo dei caduti e non più uno dei suoi figli, e comprende per quale motivo lei lo abbia lasciato andare con Talea all'inizio di Aurora. Ona non ha mai rispettato la sua indipendenza, aveva solamente bisogno di qualcuno che potesse salvarla qualora le cose si fossero messe male. Ma il più piccolo dei Vindilion non ha intenzione di cedere alle lusinghe o alle minacce di Ona, colei che ha ucciso la sua amata Nora, la capa dell'Ona bastardona, esatto, ha ucciso la sua amata Nora, la capa degli spiritelli caduti, i suoi adorati seguaci e la sua migliore amica Talea, e nonostante percepisca il richiamo della Grande Madre, combatte il suo istinto, rimane immobile ad osservarla soffrire. Endri, best personaggio assolutamente di tutta la storia. Cioè, se dovete leggere Vespro, il ciclo di Lormur, fatelo anche solo per Endri, perché è un bellissimo personaggio, io lo adoro. Quando la voce della regina degli spiritelli si spegne, provocando atroci sofferenze al povero Endri, questi sente la voce di Maran provenire dal cuore di Golelendra, chiedendo aiuto per uscire da lì. Vespro, capitolo 22. Siamo all'ultimo capitolo di questa storia. Quando Kiel strappa ciò che resta dei viticci di Ona per liberare Maralen, l'elfa ringrazia Rhys e Cenerina per l'aiuto ed estrae un piccolo fiore di digitale selenica, affermando che questo bocciolo è stato con lei fin da quando Ona l'ha creata, partendo dalla vera Maralen. Infatti, se vi ricordate, non ve lo ricordate ma facciamo finta, ve lo dico io, il primo capitolo di Lorwyn, quando Ona, i viticci di Ona aggrediscono la vera Maralen, l'elfa di Canto del Mattino, lei si difende con questo fiore di digitale selenica, che effettivamente fa del male ai viticci. Anche se potremmo stare a discutere sul fatto che Ona controlla la vegetazione di Dormur, praticamente, e ha creato una pianta che possa ucciderla. Why? Perché Ona? Per quale motivo? Ti ricordavi della digitale, vedi? Brava, su, che hai una ottima memoria e non una memoria da Jace. Insieme al potere dell'elementale cavallo... Ona wizardona. Al potere dell'elementale cavallo di fuoco e al veleno di Tassola digitale di Maralen, insieme al potere dell'elementale di fuoco e al veleno di Tasso, la digitale di Maralen, ultimo residuo di un'elfa che non esiste più, ha contribuito a sconfiggere ed uccidere Ona, facendo tornare il mondo ciò che era un tempo. Non più Lorwyn, né l'Anda Tenebrosa, ma l'insieme di entrambi. Lorwyn. Ripeto, ancora una volta, non si cita da nessuna parte il vero nome del piano. No, Lormur l'ho coniato io, unendo insieme Shadowmur e Lorwyn. Stupidissimo gioco di parole, però funziona. Ona Dumbdona. Maralen afferma poi che non rimarrà a Golelendra a lungo, ma allo stesso tempo chiede a Rhys di ucciderla se dovesse mai mostrare interesse nel cambiare il normale ciclo giornaliero. Mentre Golelendra si risveglia e nuovi boccioli fioriscono per dare vita a una nuova generazione di spiritelli, Endri recupera una gazza dei caduti e, abbandonati i suoi compagni, vola verso Caer Ulios, osservando i corpi massacrati degli spiritelli che hanno combattuto nell'ultima battaglia tra Ona e Maralen. Preparatevi ai feels, preparate i fazzoletti, ragazzi, io ve lo dico. Al centro della città, Endri scorge Iliona e Vesa, ferite sia morte l'una con l'altra. La spada di Iliona ha imparato il colpicino di Vesa, ma la daga di quest'ultima ha squarciato l'addome della sorella. Con la morte nel cuore, Endri recupera i corpi delle sorelle, si allontana dalla pila di cadaveri e, affaticato, si sdraia accanto a loro per riposare. Nel sonno, l'ultimo dei Vendilion ritrova Vesa, Iliona
e perfino Nora, le quali saltano e giocano felici sotto il sole del mattino. Desiderando di poter vivere per sempre in quell'ultimo sogno, Henry si lascia andare e il suo cuore cessa di battere negli stessi istanti in cui l'alba rischiara all'orizzonte. Un minuto di silenzio per i Vendilion, non un minuto. Muoio. I Vendilion muoiono. È triste, è terribile perché tu ti affezioni a Vendilion. Sono triste. Però è tristissimo perché la prima volta che lo leggi ci rimani di merda. Perché tu fino all'ultimo speri, sì, ok, il leone e Besa si sono aggredite, ma nel frattempo Manalen ha fermato Ona. Quindi magari gli spiritelli hanno smesso di farsi la guerra. Pensavo fosse un messaggio del cavolo, invece è esatto. È quello che vi dico fin dall'inizio, i Vendilion sono meravigliosi. Endrin in particolare, ma anche i Leona e Vesa. Sono personaggi secondari, aiutanti dei protagonisti, però sono meravigliosi. E quindi appunto tu sei lì che dici, vabbè dai, adesso Henry sì è ferito, però è ancora vivo, figuriamoci, ok, è un po' danneggiato, gli manca un'ala, però è vivo, abbiamo visto altri spiritelli caduti che vivevano tranquillamente. Lag ancora, Andasiu. Tutti gli altri lag? E invece arriva il momento in cui tu vedi Henry che arriva, vede le sorelle che si sono ammazzate a vicenda. Le sorelle che hanno sempre battibeccato, hanno sempre litigato tra di loro, ma che mai erano venute. Qui sono uscito ed entrato, prova chat, dice Foul. Quindi appunto si sono sempre combattuti, ma 10 secondi. 10 secondi è accettabile, anche ieri erano 10 secondi. E quindi appunto ci rimani. E sta anche laggando. E che cazzo, però a questo punto no. Allora, aspettiamo un attimo. Allora, sì, è il sonno. Datemi un secondo, facciamo che i pochi secondi di silenzio li facciamo adesso in nome dei Vendilion. Beh, oddio, silenzio, se faccio troppo silenzio poi non capiamo la lag. Adesso come va? Sembra essersi fermato il calo dei frame. Ecco che riprende. Possibile che sia proprio un problema di computer in sé? Bene, così vado al bagno. E quindi, però non sta laggando. Quindi appunto tu vedi che i Vendilion hanno sempre battibeccato, ma mai avresti potuto immaginare che arrivassero a uccidersi a vicenda. E invece. Ed è tristissimo il fatto che Henry per l'ultima volta si sogna, cioè si addormenta e decide di morire. Pur di rimanere in quel sogno con le sorelle che si divertono insieme a Ona e a Ona insieme a Nora. E appunto anche il fatto che non ci sia traccia di Ona in quel sogno è molto importante. Per la prima volta gli abitanti di Landa Tenebrosa osservano la luce del giorno e quando la notte cala di nuovo svariate ore più tardi, si ritirano dietro le loro barricate, terrorizzati che la notte sia tornata per restare. Restare. Alcune ore dopo, invece, il sole sorge di nuovo, illuminando una Brigid Bene ancora viva, seppure confusa. Il suo arco ha rallentato la caduta di 2 notti prima, permettendole di atterrare in maniera scomposta ma sicura, e anche se l'impatto le ha fatto perdere i sensi, ricorda perfettamente di come Maren si sia impossessata della mezzaluna dell'Aurora. Il fatto stesso che se ne ricordi, però, significa che le sue memorie non sono state intaccate dalla separazione con il pendente. Mentre Brigid si domanda quando sia spuntato il sole, a Golarendra accade qualcosa. Un piccolo bocciolo comincia a crescere all'interno del cuore di Golarendra, mosso dalla volontà eterna di un'Ona pronta ad adattarsi. Ella è Lorwyn e l'Ana Tenebrosa,
Eterna perché la sua volontà è all'interno della terra, dell'acqua, delle correnti e delle rocce. Dopo 8 giorni il bocciolo si apre in 3 parti, danno vita a 3 nuovi spiritelli, 2 femmine e un maschio, a cui la volontà di Iola affida il compito di renderla di nuovo completa e forte, perché loro sono gli spiritelli e gli spiritelli sono questo mondo. E qui si conclude il libro di Vespro e si conclude la nostra storia. Si conclude con più domande che risposte, non proprio in questo modo, però con molte domande. Soprattutto l'ultima questione è estremamente curiosa e strana. Strano, esatto. No, non si conclude con più domande che risposte. Si conclude con un po' di domande. Di solito Lord Magic spiega sempre tutto. Solo gli autori sanno che cosa significhi il finale di Iona. Chi è il bocciolo che si definisce Iona? La regina degli spiritelli, sopravvissuta all'annientamento perché si è nascosta dentro Golelendra ed ora sta recuperando le sue forze? Rieccoti su, ti sei persa il finale. La regina degli spiritelli, sopravvissuta all'annientamento perché si è nascosta dentro Golelendra ed ora sta recuperando le sue forze? Forse, ma allora che fine ha fatto Maralyn, colei che ha preso il suo posto al centro del cuore? Oppure Marolyn a parlare definendosi Iona in quanto gemella della regina e sua erede? Ma allora che fine ha fatto il corpo che a inizio capitolo dona la digitale selenica a Rhys? Io all'epoca della prima lettura giustificai il tutto con una supercazzola. Maralyn ha tra virgolette guarito Iona, permettendo alla regina, che è anche anima di Lormur, di rigenerarsi. No, non è finito con la morte di Endri, ma non succede nient'altro. Finisce con Brigid, finisce così: Brigid Bailey si sveglia, si accorge che ha ancora i suoi ricordi e che è sorto il sole. La gente di Lande Tenebrosa vede il sole ed è spaventata da questa novità. E quando cala di nuovo la notte, ha paura che la notte sia arrivata per restare e che non spunti mai più il sole. Poi la mattina dopo spunta il sole e tutto è al suo posto. Infine, Ona. In qualche modo un bocciolo di fiore che si definisce Ona dà vita a 3 nuovi spiritelli, due femmine e un maschio, come la cricca Vendilion, e dice che lei è Ona, lei è sia Lormund che Landa Tenebrosa, lei è eterna, e perché loro, lei e questi spiritelli sono appunto l'essenza stessa del piano. Quindi se qui mi domandavo che cazzo vuol dire che è Ona che è tornata in qualche modo, non si capisce e per quanto questo finale, per me è la cipolla, per quanto fornisca immagini belle e poetiche, è tanto troppo confuso. Nel complesso però il ciclo di Lormul è secondo me una buona lettura che mi sento assolutamente di consigliarvi. Ma il finale, qualche dettaglio qua e là, tipo la cricca Vendilion che porta Maralyn a Golelendra, ma Ona la lascia andare senza motivo, in Aurora, o no, scusate, in Lorwyn, o Gryffindor che esplode, ecco, un po' come Dio, ci credi o non ci credi, o Gryffindor che esplode tagliando i viticci di Ona, lasciano un po' di amaro in bocca. E ora posso finalmente dirvi. Poi magari se ne riparliamo anche la volta successiva, sabato prossimo, quando facciamo un sintetizzando, qual è la mia speculazione? Perché io alla fine di Lormur, l'ho letto alla fine di Vespro, l'ho finito di leggere nel 2018, credo, mi sembra, o forse era 2019, mi sa 2019. Anzitutto mi sono accorto adesso che c'è un nuovo follower, quindi Pietra dello Scandalo, benvenuto o benvenuta. Sabato prossimo facciamo la mega sintesi del blocco Lormur, assolutamente. E intanto io volevo dire qual è la mia. Anzitutto salutiamo Pietra dello Scandalo di nuovo, appunto grazie per il follow. Se sei in chat, palesati, se sei di Innistrad, palesati, se sei del gruppo Innistrad, se no. Una volta che ti palesi, ricordati di, se ti va, di iscriverti al gruppo Innistrad per avere
avere tante belle informazioni di lore, tra cui questi riassunti, e al gruppo Telegram per rimanere aggiornato sempre sulle live. Sabato prossimo facciamo una mega sintesi di Lormur. Io intanto volevo appunto discutere di questa cosa, di Ona, cosa ho pensato io nella mia testa quando ho finito la lettura. Ero al mare, quindi vi racconto anche un po' di cazzi miei, in Portogallo, e stavo in spiaggia, finisco la lettura e continuo a pensarci tutto il giorno, ci penso, ci penso, ci penso, e la cosa è che la mia soluzione, diciamo, tra virgolette, del mio canon, head canon si dice, no? È questo. Lorwyn, l'Anna Tenebrosa, Lormur, è un piano normale, con un ciclo giorno-notte, tutto regolare. E come tanti piani, ha un'anima del mondo, diciamo, un'entità semidivina, un elementale che il cane francescano, esatto, un elementale che ne governa la natura. Ashaia per Zendikar, o secondo alcuni aspetti anche Omnat, di cui tra l'altro abbiamo parlato in un apposito post oggi in Instagram. Esatto, la rivelazione stessa, sicuramente questo è avvenuto. Appunto, praticamente, che succede? Che Ona è l'avatar di Lormur. È Lormur. Ona è l'incarnazione del mana di Lormur, diciamo. Ormai la rivelazione del sex machina di tutto. A un certo punto lei esiste da sempre, da quando esiste il piano. A un certo punto Ashaia, la chiameremo Ashaia, Ona barra Ashaia, per farvi capire in che senso intendo Ona, impazzisce. Succede qualcosa, avrebbe senso infatti, adesso ci arrivo. Ona non è che impazzisce. Succede qualcosa per cui Yona è costretta, come Zendikar crea il torbido quando gli Eldrazi arrivano a rompergli il cazzo. Ona crea la, non crea, è costretta ad alte, a creare, tra virgolette, la luminaria. Lei non dice di non aver creato la luminaria, è più un modo suo di aver esteso giorno e notte. Quindi possiamo immaginare che la luminaria avesse un qualche effetto che minacciava di distruggere Lorwyn, l'Anda Tenebrosa, Lormur, appunto. Perché perdendo, se lo diceva una stessa, se io perdo una parte di me, Lormur viene distrutto, praticamente. Lormur muore. La luminaria minaccia di questo nuovo evento, minaccia Ona di perdere se stessa. Ma Ona riesce a manipolare il piano in maniera tale da mantenere l'equilibrio, creando un diverso ciclo giorno-notte. Passa il tempo, sull'Ormur post-luminaria la gente switcha ancora da giorno-notte? Per quanto ne sappiamo, no, ma non ne siamo sicuri. Probabilmente no, perché se no ogni 12 ore poracci si dimenticano chi sono, pensa che casino. E quindi appunto Ona fa questa cosa, allunga il brodo, allunga il giorno e la notte, sempre di più, e a un certo punto ci prende gusto, diciamo, e diventa anche, è un dettaglio abbastanza significante, in effetti non valeva la pena specificarlo, esatto, certo. E si lascia prendere la mano, si fa prendere la mano fino a diventare convinta che questa realtà di grande luminaria che trasforma il piano ogni tot di tempo sia la cosa migliore da fare, anche quando il piano in realtà potrebbe tornare in equilibrio, Ona è convinta che comunque lei debba mantenere il suo controllo sul piano a tutti i costi. E nessuno ci può fare niente. Finché la luminaria anticipata, finché arriva la riparazione, probabilmente sempre nella mia speculazione, la riparazione arriva. Ona si accorge che la riparazione ha anticipato la luminaria in maniera tale da rendere la luminaria stessa l'ultima luminaria e riparare. Carona è meglio di Ona, Ona non fa il budino. No, è vero. Carona.
La riparazione, quindi ora si spaventa e crea Maralen, non sapendo che però, influenzata da questa riparazione, Maralen distru la distruggerà. Ma in realtà, anziché distruggerla, Maralen semplicemente la ritrasforma, la riconverte, azzera Ona, diciamo. Nel finale lei uccide la parte malvagia, diciamo, di Ona, l'avatar di Ona che era rimasto, la rappresentazione fisica di Ona, e Lormur crea un'altra Ona che però non abbia più il problema di sono impazzita, sono, diciamo, guarisce Ona, nel senso che Ona torna ad essere semplicemente colei che porta la sciaglia del piano, colei che mantiene l'equilibrio naturale nel mondo. E quindi questo è quello che troveremmo in un ritorno a Lormur, Ona al suo posto a Gorelendra, che mantiene in equilibrio il mondo senza, con un normale ciclo giorno-notte di 12 ore, diciamo. Praticamente Ona non funzionerà più e il piano l'ha formattata. Sì, questa è la mia speculazione. Sulla rabbia scale non lo so quanto sta Lormur, vediamo. Ora ve lo dico. E quindi, appunto, secondo la mia speculazione è questa qui, è così che è andata. Poi la verità è che non lo sappiamo, lo sanno solo gli autori che cazzo volesse dire quel finale. Quindi probabilmente non avremo mai risposte, esatto. Ma quello io lo so, cioè, mi sono messo l'anima in pace e mi sono fatto apposta questa mia speculazione, diciamo. Sta a 7 su 10, bene, anche troppo male, dai. Però sì, è decisamente molto, considerando che quegli stronzi, se sta a più del 3, non ci ritornano mai. Cioè, guardate dove sono tornati su Innistrad, su Zendikar, su Dominaria, che sono tutti tra 1 e 2 praticamente. Alara è a 5 e non se la cagano se non nei Commander praticamente. È da 6 che iniziano ad avere qualche chance. Sì, diciamo che 6 hai qualche chance, poche chance non ci sono. 6 è molto molto improbabile. 7 è al limite dell'impossibile, 8 è quasi impossibile, 9 è impossibile, 10 è ma manco per il cazzo, cioè, però scordatelo proprio. Cascasse il mondo, piuttosto chiudiamo la Wizard, ma al 10 non ci torniamo. Cioè, ci devi proprio puntare la pistola alla testa. Altrimenti, sono cazzi tuoi. Non ci torni mai, e tra l'altro Rabbia è al decimo posto della Rabbia Scala. Ricordando Obrador che è stato bannato dopo due sole settimane di vita, dice Marco Cavani. Con la storia dei Beyond potrebbero tornare su Rabbia. Sì, tecnicamente sì, anzi, assolutamente. Grotel a 9, sì, veramente da menaglie. Ora, Maro qualche tempo fa aveva detto che la rabbia scale almeno non la sputtanano. Beh, oddio, rabbia sputtanata era sputtanata, dai, a livello di lore, cazzarola, mille mondi, ok che lei mille in una notte, però mille mondi, la rifrazione di rabbia, Tysir che incontra l'altro Tysir, e si incontrano 5 Tysir, si incontrano e tipo Megazord diventano il Tysir definitivo. Non ha una lore? No, la lore dei fumetti di Tysir non ha una lore? Non sono la lore di Tysir Arabian Nights. Sì, ok, cioè nel senso l'espansione Arabian Nights non nasce con l'idea di una lore, suppongo, immagino. Visto che era alle mille e una notte e basta, però poi successivamente gli è stata fornita. No, coi fumetti, con Tysir, che so, 5 Tysir
che diventano il Mega Tyser, il Planeswalker più potente del mondo, che però viene ucciso costantemente, umiliato costantemente da qualunque altro Planeswalker incontri nel suo cammino. Non nasce con una LOL, la storia di Rabia e Tyser è un'invenzione di merda dell'Armada Comics. Ah, ok, infatti è una merda la storia di Tyser, dai. Non capisco perché non tornarci alla fine copyright free. Che ne so. Dai, adesso capirai. Dopo quello che è successo l'anno scorso, è già passato un anno tra l'altro, mi sembra, più o meno, dal ban delle carte razziste. Che poi adesso come personaggio poi diventa figo, però la storia di Gabby è una cagata, assolutamente d'accordo. No, la storia di Rabia è veramente una puttanata, quasi a livello, non so, forse a livello di sputtanazione no, però dovrei rileggerla, se no siamo lì secondo me. E niente, quindi appunto questo era il discorso. La Rabia Scale purtroppo in teoria, ma cosa bandi, città d'ottone razzista? No, però è anche vero che credo stiano sulla Reserved. Faul, confermami se ci sono carte di rabbia sulla Reserved. Comunque sì, in realtà è una scusa come un'altra per non tornarci, perché vi dico com'è la rabbia scale adesso. Dici com'è la rabbia scale adesso. Oia, c'è di Reserved, appunto. Però certo, uno dice ci devi ritornare, non è che devi ristampare le carte. Però quello è vero, però. Com'è la rabbia scheda adesso? Uno Dominaria Innistrad Ravnica. La Reserved List. La lista delle carte che hanno stampato e che hanno promesso di non ristampare mai più da un certo punto in poi. Una lista di carte tipo Black Lotus, Inox. Ah, ok, ci dici com'è, nel senso, no, Maro diceva di averla cambiata, cioè, è una storia piuttosto lunga, no, in realtà non lunga, è una storia che non conosco benissimo, Faul la conosce meglio di me, però se ho capito bene, se mi ricordo bene, praticamente a un certo punto nel 2000, non mi ricordo quanto, 2010 forse 2009 con M10, la Wizard ristampa in un cazzo di dove è ristampa in un From the Vault, mi sembra, sì, mi sa, o in un prodotto supplementare ristampa una nuova versione dei Mox, credo, o delle P9 o di non mi ricordo, oddio. Non mi ricordo che cazzo ristampa. Ristampa delle carte, appunto poi Faul mi correggerà, e immediatamente il prezzo di quelle carte, che fino a poco prima era alle stelle perché erano carte alla Reserved, nasce nel 97. Ok. È storia vecchia. Allora è stata aggiunta la promessa. Perché c'era anche il 2010 di mezzo? Intanto procede l'elenco. Passiamo all'argomento Reserved List. Perché nel 2010 hanno fatto una modifica. Ah, ok, che hanno detto? Che modifica hanno fatto? Hanno aggiunto carte e tolto carte? Comunque sia, hanno fatto un casino, sti stronzi, tanto per cambiare. E che c'è di male se il valore cala? C'è di male che se tu hai un Black Lotus col quale ti puoi comprare casa e lo stai tenendo lì da una decina d'anni dopo averlo comprato, magari vendendoti casa, fino ad allora le carte Reserved potevano essere stampate in versione promo, sempre il Judge. Poi gli hanno detto che anche promo si potevano stampare. Cioè, l'idea è di proteggere coloro che hanno fatto un investimento. Perché nel momento in cui le carte hanno cominciato ad alzarsi di prezzo,
E se tu adesso decidi di ristampare Black Lotus, anche fosse mitico, in un set, beh, certo, in realtà sono d'accordo anch'io da un certo punto di vista. Anche perché comunque io non so come funziona il mercato a Gobakan sia il piano di Teio. Bablovia. Non so come funziona il mercato delle Magic, però io non penso che se domani ristampi Black Lotus, dopodomani lo trovi a 1 euro, cioè trovi la versione di Alpha a 10 centesimi. Io sono convinto che se abolissero le reserve list, le carte delle prime serie non perderebbero valore, anzi, esatto, anche secondo me, per il poco che so. Cioè, sono carte che comunque... Cazzo, ho Black Lotus, un conto è avere Black... Sì, da Alfa Oscurità, sì, in quello pensavo anch'io a quello. Le primissime. Però, cioè, capito, io ho un Black Lotus di Alfa, non ce l'ho. Non venite a rasare già a casa, io non ce l'ho le pin 9. Però facciamo finta. Costruisco un avatar di me stesso come Ona che ha un sacco di soldi e si compra un Black Lotus. Avere un Black Lotus di Alpha, fighissimo, originale, un pezzo di storia di Magic e del mondo, un pezzo d'antiquariato praticamente, letteralmente, cazzo, ha un valore rispetto al Black Lotus che hanno ristampato, sì, Commander Legends, Master of Commander Legends numero 2, e cazzo, ha tutto che quello invece lo trovano cani e porci e non ha il valore storico dell'originale Black Lotus. Perché stanno progettando tutti gli RPG tasti di Sailor Moon, il vintage continua a valere, non è che avere versioni nuove abbia attaccato proprio il contendenzionismo. Non sai che l'Arabia Scale non frega un cazzo a nessuno. L'Arabia Scale non frega un cazzo neanche a Maru, comunque. Fottuto l'Arabia Scale. È fottuto Maru. Salutiamo Maru. Maru, salutiamo Maru. E il suo incredibile Maru. Bastardi. Ma poi perché Gobakan sta a 9, cazzo? Cioè, ok che Gobakan non c'ha niente, è stato esplorato pochissimo e quel poco che è stato esplorato è di Wiseman. Ah, forse è per quello, probabilmente è quello. Sì, Brynn a 7. Ma perché? Ma pure Torvada è il piano di Kaia. Torvada è il piano di Kaia. Perché cazzo dovrebbe stare a 10? Perché non c'è una idea? Ma cazzo, il piano non sappiamo nulla. Inventati che ci sono delle planeswalker che si accompagnano con dei gatti, perché cat, rat, same thing, ogni citazione a Wiseman, brutti ricordi, è puramente casuale. E inventati che c'è, non lo so, le gilde di Ravnica, però in versione Gobba, in versione Torvada. Fai finta che su Torvada c'è la scuola di magia, una succursale di Strixhaven. Quindi una puttanata proprio. L'idea che Brynn abbiamo annunciato qualche anno fa che l'avremmo sicuramente visto. Tecnicamente l'hanno citato in War, in Forsaken. No, secondo me hanno un po'... In questo momento sono completamente allo sbaraglio, secondo me. Per quello continuano a uscire Zendikar 3, Innistrad 3. Perché non sanno esattamente... È una cara vecchia modo di pensare più che vecchio. La Wizard non ha più idee. Non è che non hanno più idee. Hanno idee. I piani nuovi a cazzo non interessano a nessuno. Il problema è che i piani nuovi a cazzo non gli stanno creando. Dopo che loro, secondo me, loro avevano un'idea, avevano dei programmi per il 2019, 2020, 2021, che però un po' l'insuccesso e la merda totale che è scaturita da War e Forsaken.
Ho tagliato questa parte perché durante la live siamo andati a finire su argomenti completamente off topic e quindi ci tenevo però a chiudere il discorso. L'idea è che loro, la Wizard, avessero dei piani per, diciamo, 2019, 2020, 2021, che tutta una serie di cose, tra cui soprattutto il Covid e l'insuccesso totale di World of Spark e Forsaken e anche dei libri successivi, probabilmente ha causato un notevole cambio di regime. Si sono accorti che le cose non andavano più bene e questo li ha mandati un po' fuori strada. Questo era il pensiero che volevo comunicare. E ora tornate pure ad ascoltare l'ultima parte della live, in cui semplicemente faccio i saluti finali, diciamo. A questo punto io direi chiuso quindi tutto l'argomento, vi ricordo niente, non c'è niente da ricordare, le cose varie, le sub, mi raccomando fate l'iscrizione al canale perché così ottenete tanti bei premi e niente. Domani è lunedì, domani dovrebbe arrivare sul gruppo sintetizzando l'Ormur in versione scritta. Dipende molto da come va la mattinata, da quanto sangue mi prendono e da quanto sto messo, da come sto messo domani mattina, domani pomeriggio. C'ho anche un paio di rotture di cazzo da completare di ah, tra l'altro domani dovrei cominciare a mandare. Forse quasi sicuramente revisionando sintetizzando l'Ormur non arriva domani. Ve lo dico chiaro e tondo, quasi il 99% non arriva domani. Se arriva, arriva martedì, non ti serve verso niente, Paolo. Stavo citando gli appunti, i prossimi appuntamenti. Del politically correct, quindi stai dicendo papà, lo sai che su Twitch sta seguendo una persona insomma che sta parlando del politically correct e lui ma che cazzo guardi questa roba? Vergogna di guardare il sommo e niente, no, quindi appunto dicevo gli appuntamenti della settimana domani doveva arrivare sintetizzando l'Ormur ma sto pensando che c'è una sera a riparare, un miracolo non si è finito per terra mentre ero diretta. Ma vai a lavorare, che cazzo guardi, insomma. Ah, mi dispiace. È sempre triste quando si spaccano le sedie. Papà, ma io lavoro. Non importa, vai comunque a lavorare. Ora non stai lavorando. È un dialogo che potrebbe essere 100% realistico in casa mia. Quindi, appunto, domani probabilmente alla fine me lo prenderò di riposo. Mi mando una foto sul gruppo Telegram, ok. E domani probabilmente me lo riprendo di riposo e non pubblico un cazzo perché dovrei pensare ad altri mille cazzi miei, appunto. Tra cui anche il donare il mio necrosangue. Pensate, qualcuno potrebbe avere il sangue del sommo nelle sue vene e trasformarsi anche lui, avere una mutazione genetica e trasformarsi in un affezione, un Lore Seeker, chissà, in un fedele del seguace del Mana Nero. Quindi domani forse pausa. Ne recupererò sabato probabilmente. Martedì o comunque in settimana vorrei cominciare i riassunti di Alara perché sono non vedo l'ora in realtà. Chi riceve il sangue del sommo non può non iscriversi a Innistrad, esatto. E Alara io non vedo l'ora di cominciare a riassumerla perché non vedo l'ora di rileggere e di capire se è come bella come la ricordavo o se invece no. Poi loro si iscrivono, esatto. Tu salvi la vita donando il sangue, loro si iscrivono. Quindi comunque in settimana il prima possibile vorrei cominciare Alara.
Allora è bella, però appunto vorrei, siccome l'ho letto una volta sola, molto tempo fa, non ricordo, io ho buoni ricordi di Alara, ma avevo buoni ricordi, l'avete visto ieri, di Spirale Temporale. E Spirale Temporale. No, ma non è tanto un prendersela con calma, è un mio essere, non è che, oddio, ho l'ansia che devo portarvi del contenuto. Quello in Innistrad ormai non c'è più. L'idea di Innistrad è, seppure salto una settimana, ok. Comincio ad avere l'ansia quando comincio a saltare tante settimane. Quando salto una o due settimane di seguito, mi viene l'ansia. A quel punto sì, perché ho perso tantissimo tempo ma tra l'altro quando non pubblico su Instagram di solito è perché sono impegnato con cazzate che mi danno fastidio. Una settimana è tanto. Una settimana di pubblicazione mi dà molto fastidio. No, infatti non sono niente, lo so benissimo, io sono qui per fare le cose tranquillo. E sono assolutamente consapevole di ciò. Sono assolutamente consapevole. Queste live in realtà sono più un modo per raccontarvi anche i cazzi miei e stare in compagnia. Non è che ho grandi pretese. Chiaro, poi se ci sono le sub, ci sono donazioni, se faccio due spicci, un po' influencer, sì, nel senso che vi attacco l'influenza, però. Però non ho grandi pretese, nel senso, parliamo di un argomento di nicchia, io faccio il consueto spammino, mi diverto anche a rompere i coglioni alla gente sui gruppi Facebook e Telegram di Magic, però so che non mi sto lì a prendere male. E quindi, cioè, in realtà non è che io ho l'ansia, contenuto al mese lo vorrei. Beh, dipende, perché dovrei vedere. Dovrei risuscitare Marco Ludovici. Fatelo anche voi lo spam. Marco Ludovici ero io. Fatelo voi lo Marco Ludovici. Fatevi voi Marco Ludovici e siate i miei Marco Ludovici. Siete voi adesso i miei eredi. E quindi no, tutto questo discorso era per dire, Ludovico Marci, tutto questo discorso era per dire che non è che ho l'ansia, è che non vedo l'ora io sono molto emozionato, Marco Ludovico. Sono molto contento di portarvi a Lana e non vedo l'ora di portarvela e cominciare la rilettura e tutto quanto, perché io amo comunque questo fare Innistrad. Insomma, la carta di fronte di ora Marco Ludovici. Diciamo che comunque magari un contenuto particolarmente particolare potrebbe arrivare in futuro per pagare ogni mese. Se, per chi paga ogni mese. Giorno notte di Insta. Di giorno un sommo pontefice del Malanero, di notte Marco Ludovici, il terrore dei gruppi Facebook. E quindi niente, questo era quello che stavo dicendo di Alara. E quindi in settimana quasi sicuramente arriva Alara, arriva sintetizzando l'Ormur, e perché voglio anche mettere un po' nero su bianco le mie idee sulla rilettura. E venerdì cominciamo la guida da Lara, sempre Alara, che questa sì è molto bella. Guardate quanto è bellina. C'è stato il momento in cui l'ho comprata, era una cosa rarissima che mi sembrava. È stato uno dei miei primi libri comprati su Amazon americano e quindi che mi sono fatto spedire dall'America e mi sembrava una cosa immensa, un obiettivo incredibile, di aver raggiunto l'obiettivo della vita proprio. Questo nel 2015, tipo già, eh. E quindi no, ci sono molto affezionato a questo bel libretto. E poi, come c'è scritto qui sotto, gli autori sono Jenna Helland e Doug Beyer, che sono due dei migliori autori di world building di Magic.
Adesso invece mandiamo i nomi su Marte. Ah, ok, sì che. E tra l'altro, giustamente, facciamo vedere nell'inizio nelle prime pagine, fanno vedere, ora non la posso spalancare, ma i libri usciti di recente. Che vuol dire i nomi su Marte? Non lo so, non so che i cinesi volevano fare qualcosa su Marte. Comunque, vedete i libri, l'Armour e Visione e Time Spiral, gli ultimi argomenti proprio. Sono in perfetta continuità. Questo quindi venerdì alle 22, sabato alle 22 sintetizzando l'Ormur versione orale. Domenica prossima leggeremo i riassunti che avrò pubblicato, se ne avrò pubblicati di Alara, altrimenti cazzeggio. E poi anche probabilmente anche la sfida che aveva riscattato il caro DM Dungeon Rascals. La NASA ha creato sito dove puoi iscriverti e mandare il tuo nome su Marte. E che ci fai col tuo nome su Marte? Scusa. Nell'atto pratico la figata? Cioè, ok, il mio nome va su Marte, ma voglio andarci io su Marte, fanculo! Narcisismo, sì, però nessuno saprà mai che sei tu. A meno che non ti chiami SPDMM, tipo. Non c'è la possibilità di andare con un nickname. Sarebbe bellissimo. Sono un tecelmane nero, was here. Lascio la mia firma anche su un altro pianeta. Oh, che sarebbe, immaginate che figata se veramente nella nostra vita possono andare un bestemmiare su Marte. Sì, può usare un nome fake. Allora vediamo. Sarebbe fighissimo andare su Marte. Non succederà mai nella nostra durata vitale, anche perché probabilmente moriremo prima sul riscaldamento globale o sovrappopolazione o una delle mille altre catastrofi che nel frattempo ci aspettano. Però sarebbe fighissimo andare su Marte. Immaginate, veramente, come cazzo. Un cazzo di altro pianeta, una grande luminare, esatto, ci manca solo quello. In realtà magari Shadow Heart, magari in realtà noi siamo già vissuti in una grande luminaria. In realtà noi ogni volta che moriamo rinasce un nostro noi stesso che vive una vita uguale a quella che aveva vissuto, però con ricordi alterati. Se arriva la luminaria io qua divento un fan della Wizard. No, probabilmente diventeresti più buono nei confronti della Wizard. Rimarresti comunque critico, ma le tue critiche sarebbero meno aspre. Perché la luminaria non ti cambia da così a così. Ti modifica l'atteggiamento, diciamo. Ti rende un po' più qualcosa che sei già. E un po' meno qualcosa che sei già. Cioè, non trasformerebbe Wiseman in un grande autore. Magari sì, rivaluteresti Wiseman. Spero mi renda più ricca. No, non rende più ricchi. E vabbè, a questo punto, di nuovo, questa parte di live, questa gigantesca parte di live sarà tagliata. E vedremo cosa farne con Twitch e niente. Io vi saluto perché domani appunto sveglio alle 8 e per donare il sangue, non so perché mi piace ripeterlo. Necronotte a tutti e